oggi. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Alleluia, alleluia, alleluia. Gospodin s vama. Che il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Slava tebi, Gospodine. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, l'Angelo che abbiamo appena sentito parla delle beatitudini, che alcuni dottori della Sacra Scrittura chiamano Vangelo, riassunto del Vangelo. Per poter comprendere queste beatitudini dobbiamo, come Maria, sedersi ai piedi del Signore, appoggiare il capo sul suo petto e permettere che ciò che entra nelle nostre orecchie entri nella vita quotidiana. Per comprendere le beatitudini dovremo aprire i nostri occhi, orecchie, anima, il cuore. A questo ci invita Madre Chiesa. E per questo ci servono chiese, cappelline, santuari come luoghi di particolare preghiera, di presenza particolare di Cristo. Possiamo dire liberamente che le parole di Gesù all'inizio delle beatitudini, la sua carta d'identità, quando dice beati i poveri in spirito, perché lui è veramente un povero che si è identificato con i poveri e Gesù lo manda proprio ai poveri. La sua povertà Gesù la vive in ogni dettaglio, ma lui dice: gli uccelli hanno i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Come un vero povero, lui si rivolge liberamente a tutti i livelli della società, ma soprattutto si rivolge ai ricchi e in una frase dice: più facile a un cammello passare per il buco di un ago che entrare nel regno dei cieli a un ricco. Forse queste parole sembrano pesanti, sembra che giudicano e condannano i ricchi, ma Gesù non li condanna, non li giudica, ma li ammonisce che loro denaro, loro tesori, loro ricchezze potrebbero fargli fatica nel loro cammino verso il regno dei cieli. Coloro che accumulano i beni materiali sono impegnati con la cupidigia, preoccupazione, passione e non hanno rivolto il loro sguardo verso il Signore, ma l'hanno rivolto sulla terra, come se vivranno in eterno sulla terra. Noi siamo testimoni che moltitudine di ricchi, imprenditori che hanno loro fabbriche,
Le ditte hanno 100, 200, 500 operai, spesso sfruttano i loro operai, non gli danno un salario giusto, non li assicurano, soprattutto nei paesi poveri. L'uomo è diventato soltanto un operaio e lavora per poter sopravvivere, perché non ha un'altra scelta. E possiamo dire liberamente che questo significa sfruttare. E oggi esistono cosiddetti, sempre di più, cosiddetti schiavi bianchi. Spesso fanno lavorare anche i bambini per sfruttarli dall'infanzia. E anche se lavorano per i loro padroni non apprezzano il loro lavoro, non li ringraziano mai, non ringraziano mai il loro operaio. Perciò Gesù ammonisce i ricchi, mentre riescono a fare in tempo a cambiare, loro non li chiama di rinunciare ai loro tesori, ma di condividere con loro che non ce l'hanno. Gesù dice, in un'altra frase, in verità io vi dico, qualsiasi cosa avete fatto a uno dei miei, a uno di questi più piccoli l'avete fatto a me. Questo è lo spirito di Gesù, così necessario a questo mondo, mondo soffocato dal materialismo, cupidigia, mondo che guarda soltanto se stesso e pensa di se stesso. E perciò a noi, a tutta la Chiesa, Papa Francesco è un dono enorme, il quale con il suo insegnamento dal primo giorno del suo papato fino ad oggi vive e insegna, ma soprattutto vive nello spirito di San Francesco, che viveva nello spirito di Cristo, vivendo il Vangelo completamente. Papa Francesco dice che i nostri antenati avevano ragione quando non buttavano via mai i residui del pranzo, della cena. Noi oggi non vediamo il vero valore degli alimentari, del cibo, che buttiamo via tanto. Buttare via il cibo significa come se noi rubassimo da coloro che sono poveri e hanno fame, così dice il Papa. Gesù si rivolge ai ricchi, ma si rivolge anche ai poveri e non vuole canonizzare i poveri, anche se con tutto il cuore desidera aiutarli. Perché anche tra i poveri possiamo trovare coloro che non sono grati, vivono in cupidigia, fingono di essere poveri, parlano della povertà, ma guardano come rubare e avere i tesori e le ricchezze. Il nostro Maestro Divino insegna ai suoi ascoltatori per un'opinione ideale verso ricchezza e verso povertà. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che le prime comunità cristiane condividevano tutto, raccoglievano tutti i beni insieme, raccoglievano e dividevano secondo il bisogno. Erano uniti nella preghiera e nello spezzare il pane. Loro unione era tanto forte, risplendevano la gioia e coloro che li vedevano dicevano, ma guardateli come sono gioiosi, si vede che si vogliono bene. Beati sono quindi coloro che nell'umiltà e nella semplicità del proprio cuore costruiscono proprie opinioni secondo ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Beati sono coloro che mettono Dio al primo posto nella propria vita. Se Dio è al primo posto nella nostra vita, allora tutte le altre cose sono al posto giusto. Se Dio non è al primo posto nella nostra vita, allora nulla è a posto. Senza mettere Dio al primo posto, l'uomo non è più uomo, diventa disumano e nasce ogni male, guerre, gelosie, problemi, difficoltà. Tutte le volte quando nel nostro cuore, nei nostri pensieri entrano interessi materiali, cupidigia, beni materiali, e se noi giriamo attorno a noi stessi, invito alla santità
e invito di allontanarsi da ogni peccato, di allontanare il nostro sguardo dal peccato e di rivolgere questo sguardo al nostro Gesù Cristo. Dobbiamo convertirci profondamente per questo. E qui ci sono due passi. Il primo, dobbiamo inginocchiarsi per la prima volta nella nostra vita, terminare con i peccati gravi, mortali, e dire: Signore, desidero appartenerti con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Mi decido completamente per te. Tu sei l'unico e vero Dio e Signore. E il secondo passo che dobbiamo fare ogni sera, sempre di nuovo, fare esame di coscienza, guardare come è andata la giornata passata, pentirsi per i peccati commessi e entrare nella giornata nuova con la preghiera e con la benedizione. Per questo ci vuole l'umiltà, che è una delle virtù difficile da incontrare oggi, è molto rara. Una storia dice che un bambino piccolo, per la prima volta nella sua vita, è entrato nella chiesa e ha visto una finestra disegnata. E questo l'ha visto per la prima volta. Ha chiesto alla madre: ma cos'è questo? E madre ha detto: questo è San Agostino, pensando alla persona. Quando è tornato a casa ha raccontato alla nonna, ha detto: nonna, ho visto il santo. E dove? L'ha chiesto la nonna. Sulla finestra della chiesa. E quell'uomo attraverso il quale passa il sole. Fratelli e sorelle, tutti i santi nella storia della Chiesa Cattolica, coloro che sono stati canonizzati e no, erano come questa finestra attraverso la quale passava il sole di Dio, e sui loro volti si poteva riflettere semplicità, bontà, umiltà e tutte le altre virtù. Con una parola, appartenenza totale a Dio. Perciò la vigilia di questa festa di tutti i santi ci invita di rivolgere il nostro sguardo verso il cielo e di pensare della vita eterna che ci aspetta, aspetta tutti noi. Stasera noi ci ricordiamo di loro che hanno giunto alla pienezza, la pienezza della presenza di Dio. Ricordiamo anche coloro che cadevano qualche volta, ma si rialzavano e sono riusciti ad ottenere il regno dei cieli. Perciò oggi, stasera, abbiamo questa celebrazione come ricordo e memoria di tutti i santi. Essere santo significa permettere a Cristo di lasciare l'impronta del suo volto nel nostro cuore e nella nostra anima. Il significato di questa festa è la vita dei santi, per cominciare a desiderare essere come loro, essere santi. E non va bene se noi non abbiamo dentro di noi quell'inquietudine santa. In ogni cattolico autentico ci dovrebbe essere quell'inquietudine santa che lo spinge, lo esorta: posso fare sempre di più, posso fare qualcosa per l'altro, posso appartenere sempre di più a Dio. Colui che è tiepido non ha nessun desiderio per continuare, è contento con la propria vita e pensa: ma ci sono i peggiori di me, fa sempre paragone con gli altri. Fratelli e sorelle, se vogliamo far paragone con gli altri, se vogliamo uno vero specchio, allora mettiamo davanti a noi il volto di Gesù Cristo e sapremo dove siamo. La festa di tutti i santi ci invita di rivolgere il nostro sguardo verso il cielo e verso la terra, verso il cielo per imitare i santi che hanno seguito Gesù, ma mentre siamo ancora su questa terra, sulla quale non è facile vivere, di non crollare mai, ma di pregare per il dono della perseveranza. Questo è uno dei doni più grandi, per non stancarsi sul cammino della fede. Nel calendario della Chiesa Cattolica abbiamo una moltitudine di santi, le ricordiamo, ma
A fianco a loro ci sono tanti santi senza nome, erano sconosciuti, quieti e hanno camminato su questa terra e sono molto più numerosi di quello che si pensava prima. Santa Teresa di Gesù Bambino una volta ha detto: ci sono i santi che conosciamo, loro ci sono vicini, ma non significa che loro sono più grandi. Noi vediamo le stelle secondo la loro distanza. Quelle che appena vediamo o non le vediamo per niente sono molto più grandi, molto più belle di quelle stelle che noi chiamiamo le stelle del primo ordine. Possiamo dire che allora che la grandezza dell'anima non si verifica tramite le persone famosissime, ma la grandezza dell'anima è nascosta nelle creature sconosciutissime. La vita dei santi non è limitata soltanto sulla loro opera sulla terra, ma loro continuano a intercedere presso Dio in cielo per tutti noi, e noi proprio per questo li preghiamo. Perché la Chiesa canonizza qualcuno? Lo canonizza per aiutare a noi a comprendere come si vive il Vangelo. I santi non hanno aggiunto nulla al Vangelo, ma ci aiutano a viverlo. Per esempio, San Francesco ci aiuta con la sua vita a comprendere come si può vivere insieme la gioia e la povertà. Charles de Foucault ci fa capire cos'è l'amore universale. San Massimiliano Kolbe ci dice cosa significa dare la vita, propria vita per gli altri per amore. Tutti questi santi e tanti altri, anche se in vari modi, in varie vie, hanno giunto al Signore, tutti questi santi sono nella famiglia, stessa famiglia dei santi, e ciascuno di loro ha qualcosa da dirci. Noi cattolici in tutto il mondo siamo orgogliosi della nostra tradizione, lo diciamo agli altri, ma spesso siamo anche ingenui perché sacrifichiamo la nostra identità, e allora ciò che ci piace di più sono i nostri figli e i nostri giovani. Questa sera in tutto il mondo è la celebrazione di Halloween e sono organizzate, e non per caso stasera, perché è la vigilia di tutti i santi, si organizzano vari giochi, party, divertimenti, maschere, costumi, le zucche che si comprano, i giochi di computer, tutti su questo tema. Questi riti attaccano l'anima dei giovani e tutti coloro che partecipano nella promozione di questa notte sono alla parte opposta, cioè alla parte del diavolo, soprattutto dalla parte di coloro che inseriscono i bambini in questo gioco, dicendo che questo è un gioco, che questo non è una cosa seria. Invece di promuovere la civiltà di vita, la civiltà d'amore, loro, già i bambini, fin dall'infanzia, insegnano alla civiltà di distruzione, alla civiltà di morte. Anche qui in Erzegovina si possono trovare i luoghi dove ci sono le discoteche, i club, e voglio leggervi un avviso proprio per stasera. Dopo che l'autore ha fatto introduzione, invita i giovani e dice il seguente: vi invitiamo che giovedì 31 ottobre, cioè stasera, prendete le maschere più terribili e venite nel nostro club, dove il DJ li proteggerà dal diavolo, da Satana, e continua. Oltre a questo, abbiamo preparato per voi una bibita za Black Halloween, cocktail nero
per nero Halloween costa 2 euro. Vedremo il veleno soltanto per il costo di 2 euro. Di gratitudine verso i defunti e per il nostro popolo in modo particolare, gratitudine ai ragazzi morti nell'ultima guerra. Grazie alla loro patria, noi andremo in questi giorni a visitare le tombe dei nostri cari, mettiamo le candele benedette come segno di ringraziamento ai nostri defunti e soprattutto ai ragazzi morti in guerra. In tutto questo ci aiuti intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace. Amen, sia lodato Gesù Cristo.